vivere in un ambito con molte persone, magari con pensieri diversi, e accettare tali pensieri. Io mi alzo la mattina per andare a scuola e divertirmi con i miei compagni. Ho imparato tante cose, però ho capito che questa è una giungla di numeri. Alla fine a scuola non veniamo per imparare, ma per, tra virgolette, strappare quel voto. C'era una persona che si chiamava Tibullo. Ho fatto un pochettino di equazioni, so come si fa un'equazione, e basta. Se uno studia, non deve studiare tanto per studiare, tanto per leggere ciò che c'è scritto sul libro, ma per formarsi un bagaglio culturale, anche per guardare tipo il mondo in maniera diversa. Lo vedono pure i professori, no? Sì. No, a scuola comunque studio molto, mi impegno. Se non lo vedono i professori, non studio, non mi impegno. L'appello a memoria, perché conosco i miei compagni, no, boh, a parte gli scherzi, cosa ho imparato? In realtà a vivere meglio con gli altri, con persone che non conoscevo e ho conosciuto in 5 anni. È comunque anche a non vergognarmi, perché se tu venivi, tipo, quando io facevo il primo, io non l'avrei fatto questa intervista. Sono brava a scuola. Nove. Inglese. Il voto che ho in inglese, 9. Ad amare i difetti, soprattutto dei professori. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Buttare mosaici dalla finestra è controproducente, in quanto rischi di rompere lunotti posteriori di auto dei professori, che poi dovrei pagare. Cosa ho imparato? Forse mi sono aperta un po' più con le persone. Prima ero un po' più timida. Poi per il resto, magari i professori sono come sono e bisogna saperli accettare. E come sono? Come sono? Vabbè, sono. Un mese fa ho imparato una nuova strada per arrivare. A fare le addizioni, le sottrazioni, divisioni. Ci vuole autocontrollo per anche per non andare contro compagni che sono delle cagule assurdi. Stando con 22 maschi, vuoi sapere cosa ho scoperto? Allora, i ragazzi pensano alle donne, al calcio e a divertirsi. E voi ragazzi a cosa pensate invece? Ai ragazzi. La scuola per me è un ambiente bellissimo. Mi dispiace, io sono all'ultimo anno e mi dispiace lasciarlo. Far parte di un gruppo, di una grande famiglia, come la mia classe. Cioè, siamo molto uniti, quindi a collaborare per avere un obiettivo finale comunque comune a tutti e non pensare solo a se stessi. E cosa vuol dire avere una visione pseudo-candaulistica dell'amore? Cercatelo su internet, non si può dire. Non ho mai preso un libro, non mi è mai interessato e non credo che comincerò a farlo tanto presto. Sono portato magari per le lingue o per l'informatica. Non sono portato per la matematica. La scuola mi ha aiutato un po' perché la cultura è importante, si impara sui banchi di scuola. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. Penso che la matematica mi serva, il mio futuro, perché comunque voglio prendere economia, voglio fare economia, quindi qualcosa c'entra, penso. In passato le materie non... per me sono tutte inutili, invece ho capito che sono tutte importanti. No, non firmare. Non ti posso far male, se l'amore è amore.